vittoria importante si punterà chiaramente sul velocista di punta che è Caleb Ewan. Per le Ardenne si aspetta ancora lo squillo di Wellens e sono già diversi anni che aspettiamo lo squillo di Tim Wellens, una squadra che chiaramente avrà i nomi principali in Gilbert, in Degenkolb, Ben Ewan, un mercato che personalmente non mi convince appieno. A secondo questo tuo punto di vista, non entro nei dettagli, e perché lo hai fatto tu e perché rischierebbe di risultare anche abbastanza poco elegante la cosa, considerando quello che è capitato in estate alla squadra belga. Però chiaramente quando si fanno andare corridori relativamente giovani come Tish Benoit, al di là del fatto che poi dopo possa essere o meno un corridore su cui investire, su cui puntare per il futuro, per prendere Philippe Gilbert, per far tornare a casa Philippe Gilbert e per prendere John Degenkolb, che sono entrambi sopra i 30 anni, è chiaro che le intenzioni sembrano quelle di voler avere l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani. Spero per loro che paghi. Chi invece non muove praticamente niente dopo la notizia che era già giunta in principio di mercato del trasferimento di Matteo Trentin verso la CCC è la Mitchelton. Di fatto non c'è nessun aggiustamento di mercato, salvo veramente pochissimi ritocchi come quello di Zeiss e il passaggio dalle Continental di Caden Groves, che è peraltro un ottimo prospetto, vi consiglio di tenerlo d'occhio nella prossima stagione, e Barnabas Peak, corridore ungherese proveniente dalla Cometa. Di fatto è quindi una squadra che mette in buona sostanza per il momento da parte completamente il progetto classico del Nord e si concentra sulle ambizioni dei gemelli Yates. Con che profitto lo staremo a vedere. Simon ha fatto vedere di poter vincere un grande giro, Adam onestamente non ci è mai arrivato vicino. Da una squadra che ha cambiato poco a una di quelle che è stata più al centro di una rivoluzione in ottica 2020, mi riferisco al Movistar Team, la compagine di Eusebio Unzue, si è privata di tutti suoi nomi illustri per i grandi giri, ad eccezione del fedelissimo Valverde, quindi sono andati via Carapaz, Ineos, Quintana e Mikel Landa, come ho detto in precedenza. In un sol colpo quindi sono state spazzate via le problematiche gerarchiche, la difficile gestione dei rapporti con Quintana, però in un suo colpo sono andate via anche tantissime qualità per le salite e anche il vincitore del Giro d'Italia 2019. Ricordiamoci questo piccolo dettaglio quando parliamo di Carapaz. Con tutto il rispetto per Valverde, che non è eterno, si troverà tantissimo spazio a disposizione Enric Mas, che è stato acquisito da De Kooning, sarà leader spagnolo di una squadra spagnola, in attesa della crescita di due nomi molto interessanti che sono due terzi del podio del Giro d'Italia, i colombiani Alba e Rubio, vincitori rispettivamente della tappa dell'Aprica e del Fedaia, l'ultima tappa, e quindi sono arrivati terzo e secondo al Giro Under, dominato da un altro colombiano che è stato Ardila, ne parleremo più avanti. Reparto gregari che segna gli acquisti di Cataldo e Villella, ma anche le cessioni di Fernandez, di Anacona che segue Quintana, di Valls, di Sutterlin. Rimangono dei dubbi sul futuro di Bennati, non sappiamo se smette o se andrà avanti, e dovrebbe essere senza contratto anche il nostro amico Bananito Betancourt. Una squadra veramente rivoluzionata, si punta forte sui giovani già, però si dovrà far fronte a questa fuoriuscita in blocco di quelli che erano i nomi per i grandi giri. Immagino che non se ne farà fronte nel brevissimo termine. Fa un po' ridere, cioè no, non che sia scorretta la tua osservazione, perché sono d'accordo con te, volevo chiederti, ma secondo te si può dire di una squadra che ha come elemento di riferimento un prossimo quarantenne che vogliono la gallina domani piuttosto che l'uovo oggi? Eppure con gli arrivi di Diego Alba e Ainar Rubio sembrerebbe proprio che sia così. Loro hanno, vabbè, lo sponsor ha degli interessi molto forti in Sud America, uscivano due corridori sudamericani di primissimo livello, Carapaz e Quintana, arrivano due prospetti che in un futuro potrebbero anche ottenere risultati paragonabili. E poi questo Mas non è tutto da buttare via comunque, è uno che ha fatto podio alla Vuelta a Spagna, questa stagione è andata un po' così, la Tour de France è stato male, non sembrava comunque in grandissima condizione anche al Giro di Svizzera, insomma. Però è chiaro che si troverà tantissimo spazio, posto che Valverde non è eterno, ma non è eterno soprattutto per i grandi giri. Cioè, secondo me la Vuelta 2019 potrebbe essere stato anche il suo canto del cigno in questo senso.
Chi lo sa? Oramai non sarei più sorpreso di vedere niente. Non lo vedo nei migliori 5 di un grande giro che se non sia la Vuelta a Spagna. Da qui alla fine della sua carriera. Magari alla Vuelta può ancora provare a ottenere qualcosa, vuoi per caratteristica dei percorsi, vuoi per questo, per quel motivo. Parlavamo di Richard Carapaz oggi, oggi poco fa in realtà, ed è il perfetto espediente per introdurre il prossimo team, perché ad oggi gli acquisti insieme al team Ineos ammontano a uno, vale a dire proprio quello, Richard Carapaz, la cui ufficialità noi non avevamo ancora dato nel nostro primo aggiornamento e che è arrivata poi qualche giorno dopo la rinuncia alla Vuelta per infortunio. Quindi la rosa al momento per i grandi giri si arricchisce di un altro nome in seno al team Ineos: Froome, con il punto di domanda dovuto al suo rientro, Bernal, Thomas, Carapaz e con ogni probabilità anche le crescenti ambizioni di Pavel Sivakov e perché no anche di Sosa, che è veramente uno scalatore molto forte. Se in passato non ci sono mai stati problemi a gestire questo tipo di abbondanza, va detto che sono veramente tantissimi i nomi adesso che si fanno competizione. E quindi, se esiste un punto critico, sembra proprio che Brailsford e compagnia cantante siano intenzionati a raggiungerlo. Il punto critico su quanti uomini da classifica possiamo tenere nella stessa squadra. In compenso, ci sono tantissimi nomi in uscita. Oddio, non tantissimi, tanti nomi in uscita rilevanti anche, come quello di Elissonde, come Della Cruz, come Poels, che se ne va dopo aver prestato ottimo servizio proprio insieme al team Sky e poi Ineos, e Halvorsen. E chiude con la sua esperienza in Sky anche Diego Rosa, dopo 3 stagioni che non sono state proprio memorabili. Per quanto riguarda gli ingressi, lo hai detto tu prima, non è ancora sicuro al 100%, dovrebbe esserci anche Rohan Dennis. Sì, guarda, c'è una situazione curiosa, si è liberato un po' di spazio, c'è l'esigenza all'interno di fare spazio. Il problema è che sembra che lo spazio si sia aperto nel trenino, quindi chi ha spazio nel trenino poi non ha spazio individuale. Non so se da questo rompicapo riuscite a uscirne, però è chiaro che tra questi giovani ci sarà qualcuno che avrà modo di avere un po' più di margine. Però ci sarà anche chi sarà costretto a sacrificarsi e a faticare. Situazione particolare, rosa abbastanza lunga, soprattutto da un punto di vista della qualità. Tendo a fidarmi di loro e non abbandono l'idea di una ripresa del progetto classico iniziale. Onestamente lo spero, dai, in mezzo Assolutamente no. a così tanta gente, voglio dire, vediamo Ma se secondo riesco. te, cioè, a proposito di rompicapo, ma Tao Geoghegan Hart ne verrà mai fuori da questo rompicapo? Perché è l'ottava ruota, penso, ora come ora per i grandi giri. Tao è indirizzato al trenino, secondo me. Madonna mia, quanto mi sto esponendo con questa affermazione. Però No, ma è sensata, sono cioè, piuttosto io sono netto. d'accordo con È te. proprio spedito dritto verso il trenino, onestamente. E poi, dopo tanti discorsi, basta, mettiamo da parte le parole e usiamo soltanto i nomi. Per parlare di questo team Jumbo-Visma, per i grandi giri, Dumoulin, Roglic, Kruijswijk, con Bennett, con Kuss, con De Plus, con Tollock tra gli altri. Per le classiche, Van Aert, Theunissen, Janssen, Timo Rosen, Van der Horn tra gli altri. Per le volate, Dylan Groenewegen, non tra gli altri perché Danny Van Poppel è stato ceduto alla Wanty. Team Jumbo-Visma 2020 sembra l'alternativa al Team Ineos per molti, ma è chiaro che l'acquisto di Dumoulin, che è il colpo del mercato 2019-2020, l'acquisto di Dumoulin è più che un valore aggiunto, è una vera perla, però porrà un problema, un bellissimo problema di gestione del calendario, che tutti questi nomi devono essere messi assieme. Riprendiamo il discorso fatto non più tardi di 2 minuti fa per la Ineos e lo riproponiamo in piccolo. Se vuoi, questa è una squadra che ha una profondità anche maggiore dal punto di vista dei nomi, nel senso che hanno dei velocisti, hanno una squadra forse nel suo insieme per le classiche anche più forte di quella messa proposta dal team Ineos. Però sì, ruota attorno tutto a come si riesce a far convivere le ambizioni di, su tutti per la Jumbo-Visma, si tratta di Dumoulin e Roglic, uno perché è il corridore che quest'anno ha vinto la Vuelta ed è arrivato terzo al giro, quindi legittimamente può andare a battere cassa, dire io l'anno prossimo voglio fare il tour per vincerlo, e l'altro perché
nell'ultima sua partecipazione, anzi nelle sue ultime tre partecipazioni a dei grandi giri, ha fatto primo, secondo, secondo. E allora mi permetti solo due precisazioni? Anche tre, se ce n'è bisogno. La prima è che il vantaggio può sembrare paradossale rispetto al Team Sky è che secondo me in Jumbo-Visma c'è una più netta linea di demarcazione che separa capitani da gregari. Capitani Dumoulin e Roglic. Già Kruijswijk il 7 giugno del 2020 compirà 33 anni. Gli altri mi sembra che dovranno lavorare tutti per i due capitani, quindi ci sono soltanto due teste da gestire. L'altra precisazione è quella... Io ho usato simpaticamente fare i nomi per andare a definire la qualità di questa squadra. In realtà occorrerebbe contestualizzare, specialmente quando si parla di reparto classiche, perché non si può ignorare come Wout van Aert, al di là del nome, al di là della qualità che il nome porta con sé, viene anche da un infortunio piuttosto importante ed è in una fase molto particolare della sua carriera, purtroppo una fase contingente che non ha voluto, in cui deve riflettere molto su come ricostruirsi per il suo rinnovato ingresso nel mondo del ciclismo che conta, perché l'infortunio è stato veramente importante, non è stato soltanto qualcosa da cui riprendersi, è necessaria un'opera proprio appunto di ricostruzione. Quindi anche questa precisazione a me sembra abbastanza doverosa. Andiamo al team NTT. Si tratta di un cambio di nome, speriamo per loro che sia anche un cambio di rotta per il team sudafricano che era Dimension Data e diventa appunto NTT. Lo scorso mercato era stato altisonante, i risultati, considerando la furbata del gemello cattivo Tony Valgren di presentarsi per tutto l'inizio di stagione al posto del fratello forte, Michael non aveva portato a risultati e questa stagione li vede un pochino più dimessi dal punto di vista dei nomi ingaggiati. La notizia principale mi pare che non l'avessimo già data, ma magari mi sbaglio, non sono andato a controllare, scusatemi, aveva a che fare con il passaggio di Victor Kampenaerts, a cui si aggiunge il nome di Val Scheid, comunque deve salire di livello per competere secondo me con i migliori sprinter al mondo, che insomma è venuto a colmare il vuoto lasciato da Cavendish, e in questo senso diciamo anche che probabilmente, considerando le ultime stagioni di Cavendish, Val Scheid è la persona più che adatta a infilarsi le scarpe del velocista dell'isola di Man, anzi sicuramente in questo momento storico è più competitivo. Passano poi come pro anche due talenti del team di sviluppo, uno sicuramente lo conoscete, si tratta di Battistella, fresco campione del mondo Under 23, mentre anche l'altro talento italiano Sobrero ha trovato un contratto per la stagione in arrivo. C'è vita dopo Tom Dumoulin? Ha sicuramente ragione il manager Ewan Speckenbrink, ma occorrerà valutare la qualità della vita dopo Tom Dumoulin, proprio per misurare la qualità di questa vita dopo Tom Dumoulin. L'aria in casa Sunweb non è il massimo, con gli addii, a parte quello di Tom Dumoulin, anche di tantissimi membri dello staff, un vero e proprio esodo, a partire da Werner, che è andato ad accasarsi in Bora. Ma rimane in bocca dopo il 2019 ancora l'amaro per quello che è successo al Giro d'Italia con l'infortunio di Tom, per come è stato gestito successivamente, e rimane una rosa che è ampiamente rinnovata, che dovrà fronteggiare appunto l'addio del Faro, di fatto verso uno dei più forti corridori in circolazione per i grandi giri, quindi piccolo dettaglio che va sottolineato. Ma hanno perso anche ragazzi come Kamna, come Val Scheid, come Verveke, in procinto di accasarsi alla Corendon Circus, se i rumors sono corretti. Forse sul lato giovani il saldo può recitare un attivo, che sono stati acquistati Van Wilder, che è un 2000 che tra gli junior è arrivato un sacco di volte secondo, chissà perché. Poi sono stati acquistati anche Aresman, Dainese, Donovan, che quest'anno ha fatto molto male in realtà, e poi sono da segnare anche per quanto riguarda sempre il reparto giovani le promozioni di Gall, di Salmon e soprattutto di Ekhoff, che noi lo conosciamo per quanto è successo al Mondiale Under 23. Tra i grandi invece l'acquisto di punta è quello di Tish Benoit, di cui abbiamo parlato in precedenza parlando appunto di Lotto Soudal. Benoit che arriva insieme con Sutterlin e con Nico Denz, che è un ragazzo interessante, aveva fatto bene 2 anni fa, mentre quest'anno con Ager Desert è andato un po' maluccio. Una squadra, il Team Sunweb per il 2020, che dovrà dimenticare necessariamente Tom Dumoulin, dovrà continuare a costruire. In questo senso non si può certo dire che tra confermati da un lato, soprattutto Hirschi e Omen su tutti, e nuovi ingressi dall'altro lato, ecco, non si può dire che il materiale non ci sia, Giacomo. Prima di proseguire, io devo dare sfogo alla mia vena ironica di questa settimana.
Parlami di una squadra con Tishbeno. Tu, io lo so che ci tieni. Parlami di una squadra con Tishbeno e Michael Matthews insieme. Ho finito.